I took it with the I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more so I can go. I got a little bit trashed last night, I got a little bit wasted, yeah. I got a little bit mashed last night, I got a little sh-faced it, yeah. Wow. Il vestito originale. Prima della sfilata intervisteremo il personaggio più famoso al mondo, cioè Gesù Cristo. Andiamo, andiamo. Attenzione. Gesù ha qualcosa da dire ai suoi... Ma la Madonna quella! Madonna! Adesso è Gesù! Ecco, ha qualcosa da dire? Bene, Gesù oggi non ha tanta voglia di parlare. Dai, ci andiamo qualcosa di più. Amici spettatori, stiamo intervistando nonna Carli e le sue due amiche in particolare. Come vi sentite? Molto bene, sicuramente. Si vede che sono in forma nonostante l'età. Vediamo, sta a diventare sicuramente molto famosa nel mondo della pornografia. Salutiamo. Ciao. Ma la vera città, davvero? Sì, sì. Quanto giocatore sei? Avete qualcosa da dire ai telespettatori del classico qua? Crescente moltiplicato. Intervista al prof Mourinho. Abbiamo Mourinho qui al classico. Dica qualcosa. Sì. Sì. Non è problema suo. Al microfono io. Dai, entriamo a questo punto. Certo. Come ti senti a recitare l'ultimo film di Rocco Siffredi? Eravamo questa, date una coincidenza, dai, dai, vai, pericoloso, pericoloso, ma qua troppo di verdi, troppo, questa non è una classe, è un'area, ma andiamo via, la marijuana, questa, fumate questa, i Rocco Siffredi, due impianti di Rocco, sta zitto, ma sta zitto, è fuori, entrare. No, report! Via, via, vieni, vieni. Ora intervistiamo qua un saluto alle telecamere. A ver, guarda, che squadra ti come ci si sente essere in binocoli? Mi piace giocare con le palle, mi sembra. Le prendono anche quante palle. Ma sono veramente bravo. Oh, ma questa è una che pensa che si può giocare a basket, ma non lo so fare. Cosa ne pensi del mondo della pallanuoto? Beh, interessante, ho fatto tutto. È vero che l'ha visto in un punto delle Rodriguez. Non so di sì.
Tu sei transvestita? Ma so che ce l'hai in tanto, perché loro non ce l'hanno. Anche le culotte, non so cosa siano. Quanto prendi al mese? 1300 euro. Io proprio sono anche il bidet. Abbiamo capito che la Dorina è ricca, hai arrestato qualcuno oggi? Sì, ma non ti vergogni a commettere dei crimini, te? Da gatto. Fai il verso del gatto. Miau. Questa è proprio una gatta, eh. Vuoi dire qualcosa? Come sei sentita a recitare l'ultimo film di Rocco Siffredi? Sono sempre quelle, eh? No, dai, Fabio, no. Allora, cosa vuole dire qualcosa di importante? Lei la vuole la testa? Dai, allora, un giovincello. Non ha dichiarazioni, io la vedo carico. Da cosa è vestito? È zuppo, è un po' così. Sto piastrando. Hai comprato il mio disco. Bene. Allora, adesso la spolveriamo bene, poi la mandiamo su YouPorn. Senza parole. Si va a lasciare dichiarazioni in particolare? No? Va bene. Andiamo via. Da mettendo con un caffè. Sei un grande. E lui da cosa hai vestito? Allora, qua non è che potete copiarvi i vestiti a vicenda. Qua ci vuole un'intervista. Allora, come hai sentito lavorare nel piccolo Rocco Siffredi? No! Allora, da cosa siete vestiti? Intervistiamo una macchina fotografica. Questo è un gasto. Fai il verso del gasto. Ormai è la protagonista del film. Guarda la telecamera. Fate la foto. Fabio, sei capitato, devi diventare anche a bello. Non è capito. È dietro. Cosa devi dire ai riguardo al Papa? Sì. Deve andare a morire, andare a lavorare. Papa. C'è porno qui, ti vuole lasciare una dichiarazione. Spirito! Com'è recitare con Rocco Siffredi? Bello, mamma mia. Per rilasciare un'intervista alle telecamere. Grandissimo. Ciao, amante farsi. Accendiamo qua. Dove state andando di bello? Ditelo alla chiesa. Chiediamo a lei che qui in prima fila vedi una studente modello. Secondo piano. Fare cosa? Ah, ma fallo un po' in francese, dai, bouchère qua. Non vale un cazzo! Raccogli le offerte! Questa si chiama prostituzione! Oh, c'è un plettro! Oh, il mio telefono! Qua devi essere intervistato! Sono le nostre... Basta, qua abbiamo troppo! Troppo! Vuole dichiarare, vuole lasciare un'intervista! Dai, bro! Adesso facciamo un'intervista di Piano Terra. Cosa vuol dire la telecamera? No, niente, non devo. Sai qualcosa? Che fine ha fatto il crocifisso? Allora, noi non ce l'abbiamo, purtroppo ce l'hanno rubato anche a noi. Hai comprato il mio disco? Sì. Sì, io sono qua pecchegno. Ascoltate, dopo lo mettete su YouTube questo video? No, assolutamente. Su Facebook, bellissimo, no, guarda, quel filmino sporco non me lo mettere sulla testa. Ah, scusi. Pezzo di sto mondo. Io sulla testa di Cassani. Avete perso il crocifisso. Non l'abbiamo perso, ce l'ha rubato. Quello che avete fatto voi. No. Vi hanno restituito quello che avete fatto. Ah, però è stato qualcuno della scuola. Non lo so.
Indagheremo certamente su questa cosa del crocifisso gigante. Non si chiude il microfono. Il colpevole verrà trovato e spogliato vivo. Le telecamere. Finalmente qualcuno con un po' di fantasia. Il disco di Beppe. Allora, come va qua? Con il computer nuovo di qualcosa, saluti. Il computer nuovo è veramente un capolavoro artistico di design e anche un capolavoro per quanto riguarda ciò che può essere definito con il termine multimedialità. Pito, sì, comprate un Mac! Bene, non c'è nessuno per la scuola, quindi siamo venuti qui, vuole dire qualcos'altro? Ma siete molto carini, travestiti così, mantenetevi sempre con questo spirito perché penso avrete un grande successo nella vita. Grazie prof. Sicuramente sarà vero. Di ora ci spostiamo, andiamo a intervistare Belen Rodriguez.